una grandissima Befana, la mettiamo così? Sì, abbiamo fatto una bella partita, c'erano tante cose che me lo potevano far pensare, però perché finché non giochi non puoi mai saperlo, quindi grandi complimenti a tutti, siamo ripartiti dove avevamo finito, ci tenevamo e che dire, siamo contentissimi. Senti, in questa calza hai trovato gol, risultato, spirito di squadra, organizzazione di gioco, la gente che si gettava in avanti ogni volta che Luca teneva su palla, volevano far gol tutti, cioè i complimenti, cosa puoi chiedere in questo momento? Ma è difficile chiedere, abbiamo fatto tante cose buone e ce le teniamo strette perché, come dicevo, al di là di tutti gli discorsi, abbiamo una classifica importantissima, andiamo adesso a incontrare partite molto molto dure, Napoli, Milan, Roma di fila, quindi arrivarci con una classifica importante è ancora di più importante, quindi abbiamo fatto tante cose positive, ce le teniamo strette perché ce le siamo meritate tutte. Mister, ogni volta sembra di aver visto il meglio, invece il meglio arriva ogni domenica che passa. Magari fosse sempre così. Ma non so, io ripeto, avevo tante buone sensazioni, anche con Sean ho parlato a settimana, li ho visti belli, tranquilli, c'era un clima disteso, però concentrati anche nelle esercitazioni, le cose, che partita volevamo fare. Sono stati bravi a fare quella partita lì, abbiamo chiuso centralmente, siamo ripartiti e abbiamo fatto la partita che volevamo fare, quindi i complimenti vanno a mente soltanto ai ragazzi perché hanno fatto tutto quello che hanno preparato e quindi il bravo va veramente a loro. Possiamo sintetizzare dicendo un Verona d'Europa e un Toni da Mondiale? Ma lo dicevo prima lì agli altri colleghi di Sky, Toni è strano, abbiamo recuperato le pre-gara perché aveva una lombalgia, non si era allenato ieri, oggi l'abbiamo recuperato, poi prima di giocare diceva mister questo è l'ultimo anno che gioco, poi ha fatto due gol. E chi si è toccato la coscia, avevamo paura. Ci capisce, bravo, adesso vuole andare ai mondiali, poi magari smette a fine anno, chi lo sa cosa fa Luca Toni. L'importante è che continui a fare le cose che sta facendo perché è un esempio da seguire, è un esempio importante. Senti, ma indovini le sostituzioni, com'è sta storia? Vi sorprendi sempre? Fortunato, meglio essere fortunati comunque, ma non so. Nel momento che loro venivano dentro lì così potevamo anche prendere il 2-2, anche se avevamo preso il 2-1 credo che non meritavamo di finire il primo tempo 2-1. E invece dopo, non so, pensavo di fargli male in qualche ripartenza, poi Manu è stato bravissimo, se l'è inventato lui, però poi abbiamo avuto altre situazioni, quindi bene così. Cose me le hanno suggerite anche Adriano Fedele, Massimo Giacomini, visto che qui sembra un po' essere a casa tua qui, no? Ho detto prima, io ho finito la mia carriera e ho iniziato la mia carriera da allenatore. Volevo fermarmi qua a vivere con le famiglie perché è un posto incredibile. Ho conosciuto i posto proprio, avevano comprato l'Udinese da poco e loro, come la società, è un esempio da seguire per tutte le medie squadre, come credo che siamo noi. Ecco, quindi io a Udine sono stato bene e sono contento, sono orgoglioso di aver vinto qua perché poi davanti a un allenatore che per me è sempre stato un esempio e lo sarà sempre. Guardando la panchina dell'Udinese, i cambi, soprattutto le due ali che hai fatto, sono l'espressione di una qualità che forse vuol dire qualcosa di più rispetto alla salvezza. A questo Ma punto soprattutto. Oggi hanno fatto bene, però anche l'Udinese ha messo dentro Michael Swell, cioè ha messo giocatori importanti anche loro. Noi siamo stati più bravi, come ha detto prima Gianluca, più fortunati e va bene così. Noi, al di là dei cambi, panchino meno, siamo in un momento delicato di mercato e quello che ho detto ai ragazzi, a me sarebbe bello ritrovare tutti alla fine di questo mercato, anche chi ha giocato niente o poco, perché comunque davanti sono quelli che giocano, però si costruisce nello spogliatoio e non è fatto solo degli 11 che giocano ma tanti altri, quindi tutti meriterebbero e sarebbe bello che restassero, vediamo. Ecco, praticamente Bianchetti bisogna salutarlo perché andrà a trovare spazio in Serie B a maturare alla Spezia, però è vero che tu vorresti tenere anche Longo, vorresti tenere Sala. Si fa fatica a cambiare una squadra che non è soltanto l'espressione di quelli che giocano, ma credo la competizione, la competitività di quelli che sono anche dietro è importante. Un gruppo che è consolidato non solo nei risultati ma nello spirito di spogliatoio. Matteo credo che abbia bisogno di giocare, di farsi un campionato da protagonista e quindi va il nostro bocca al lupo, è un giocatore nostro, quindi però credo che sia importante per lui giocare con continuità, quella che magari qui faceva fatica a trovare. Ecco.
Che sarà al di là di ogni diplomazia, a 32 punti, insomma ne mancano diciamo 6-7 virtuali alla fine, alla salvezza. Tu ti senti, vedendo la qualità del Verona e vedendo le avversarie che hai già incontrato, di pensare insomma a qualcosa di più? No, non sono, ma io penso alla prossima e basta. Vivo la giornata e questa è stata bellissima, però abbiamo dimenticare. Stasera, domani dimentichiamo e pensiamo al Napoli e basta, perché credo che sia questa la nostra forza e non deve cambiare neanche se vengono tutti questi risultati positivi. Come hai ritrovato i Turbe? Ma insomma, avevamo anche un po', perché insomma ho preso questa botta, quindi avremmo, insomma, siamo stati un po' cauti, infatti avevo parlato anche prima sia lui con Gomez, che hanno qualche allenamento in meno, avevamo fatto questa scelta e loro sono stati bravi a accettarla e ancora bravissimi a farsi trovare più pronti quando sono entrati, quindi questo deve essere lo spirito e quindi li ho trovati bene. Come la studierai la partita con il Napoli, che potrebbe glorificarti per quanto concerne, nel caso di un risultato positivo, ai tifosi gialloblu? Partita difficilissima, penso che la partita più difficile ce l'abbiamo domenica, gli ho detto ai ragazzi dopo, gli ho dato un giorno di permesso e so che domenica sarà una partita molto molto difficile, perché loro hanno una qualità davanti immensa e noi dobbiamo veramente essere bravi e come oggi riuscire a ripartire e a creare le situazioni. Però la partita più difficile è sempre la prossima, quindi è quella. Ultima cosa, mister, almeno per quello che mi riguarda, ti aspettavi tu un Romulo così nell'arco di tutta questa stagione? Perché parliamo sempre tanto di Toni, ovviamente, che segna tanto, Jorginho, però un Romulo così lo aspettavi a questi livelli? Ma ormai, insomma, ormai lo conosciamo un po', non lo conoscevo di persona, insomma, anche come qualità, insomma, ha sempre giocato un po' sull'esterno, adesso gioca più dentro il campo. Credo che possa fare meglio, credo che soprattutto nella gestione dell'ultimo passaggio possa migliorare. Se migliora lì, penso che è un giocatore veramente di livelli molto alti. Grazie, grazie mister.